Benvenuti alla cerimonia di inaugurazione del primo lotto del fabbricato viaggiatori e della stazione metro di Porta Curva. La cerimonia ha inizio con un momento di preghiera e la benedizione della struttura con Monsignor Piero Del Bosco, provicario generale dell'Arcidiocesi di Torino. La protezione e la benedizione di Dio su questa bellissima struttura, sulle persone che hanno lavorato e lavoreranno in questo luogo, su tutti i tecnici, su tutte le autorità. Chiediamo allora al Signore che guidi veramente i nostri passi e ci aiuti a percorrere le strade a favore del bene comune. Diciamo insieme: guida i nostri passi, o Signore, guida i nostri passi, o Signore. Signore Gesù, Verbo fatto uomo, che hai posto la tua dimora in mezzo a noi, fa che, sostenuti dalla tua continua presenza, camminiamo nelle vie del tuo amore. Preghiamo, guida i nostri passi, o Signore. Signore Gesù, che sei apparso ai discepoli sul lago di Genezaret e li hai salvati dal naufragio, vieni ancora accanto a noi in mezzo alle tempeste del mondo. Preghiamo, guida i nostri passi, Signore. Signore Gesù, che salendo al Padre ci hai aperto la via del cielo, veglia su noi pellegrini sulla terra, perché possiamo raggiungere la patria eterna. Preghiamo, guida i nostri passi, Signore. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Preghiamo. O Dio, che in ogni tempo e in ogni luogo sei vicino a chi ti serve con amore e confida nella tua protezione, benedici quanti transiteranno in questa stazione. Il tuo angelo li precede e li accompagni, perché superata ogni insidia giungano sani e salvi alla meta desiderata. A te la gloria nei secoli dei secoli. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente scenda su di voi nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Prende la parola il sindaco della città di Torino, Piero Fassino.